per un marciapiede un po' troppo invaso, magari andrebbero appunto raccolte, fate una delibera pesante nei confronti dell'assessorato che poi a quel punto magari interviene. Non vorrei ricordare che su via Flavia l'assessore Maran ha pensato bene di rispondere a una mia mail dell'11 novembre del 2012 al 31 ottobre 2013. Poi magari una deriva del presidente, una deriva di tutto il consiglio di zona, magari votata all'unanimità, magari lo fa essere un po' più veloce, diciamo, ecco. Grazie. Capogruppo Perego. Sì, grazie presidente. No, mi spiace contraddire in parte l'intervento di Gabriele, però devo dire che il consigliere Pellegrini ha fatto bene a presentare questa mozione. Cioè, sinceramente sono stufo di sentir dire facciamo una maxi-lista. Noi già quasi un anno e mezzo fa, due, abbiamo fatto una sorta di lista della spesa con non so quanti interventi che erano stati richiesti all'amministrazione comunale. Aspettavamo delle risposte. L'ex capogruppo Bina, il consigliere Newsday e io stesso abbiamo presentato ormai settimanalmente una richiesta di informazioni, aggiornamenti. Io ho presentato da più di un anno e mezzo penso, una segnalazione importante su una via che su cui le strisce blu creano grosso disagio e pericolosità, che è la via Sant'Ora del Sacro Cuore. Mi è stato detto sì, forse ce ne occuperemo, l'amministrazione comunale farà un sopralluogo, vedrà. Sono passati non so quanti altri mesi e nulla è successo. Va bene, facciamo ancora un altro maxi delibera, facciamo ancora tutto quello che volete, ma non mi sembra che ci sia molta attenzione da parte di questa amministrazione per il problema, anzi c'è un assoluto disinteresse, perché se no i problemi che abbiamo già segnalato, la maxi delibera l'abbiamo già fatta, ne facciamo un'altra, cosa facciamo? Ne facciamo con i vecchi problemi più gli altri che sono spuntati. A questo punto affrontiamo le 1-1 e magari qualcosa forse riusciamo ad ottenere, visto che risposte non arrivano in nessun senso, in questo caso ancora peggio rispetto alle altre interrogazioni, non arrivano risposte. Grazie. Presidente Simi. Ci sono, sì. Bene. No, io volevo solo ricordare due cose. Allora, uno, che effettivamente noi abbiamo fatto a più riprese questo lavoro e abbiamo fatto, almeno posso garantirvi che sono state comunicate le problematiche all'amministrazione comunale in più volte. L'ultima, giusto per la cronaca, in data 9 dicembre, nell'elenco delle magagne del 9 dicembre c'è ancora la via del Sacro Cuore, no? Per cui dal nostro punto di vista noi continuiamo a segnalare le problematiche. O hanno perso il pennello, scusate la battuta, no? Può darsi anche, no? Per cui va bene, nel senso che questa mozione va bene, la votiamo e il 5, non mi ricordo quando, dovrò avere il periodico incontro con l'assessorato. Nell'elenco che mi sono già fatto, perché nel frattempo non è che soltanto i consiglieri, anche i cittadini segnalano e pigliamo nota e facciamo l'elenco. Ogni tanto qualcosa di questo elenco va a buon fine, ogni tanto non va a buon fine. Da quello che ho capito io c'è un problema di, come si dice, di catena di comando, no? Non sono chiaramente, cioè sono problemi loro, non sono problemi miei, perché evidentemente sono problemi loro. Però vi segnalo che vi confermo che questo consiglio di zona segnala più volte durante l'anno queste problematiche. L'elenco l'abbiamo già sviscerato, ogni volta che ci vediamo via del Sacro Cuore viene sottolineata, viene presa nota, lo rifarò ancora quando mi vedrò il mese prossimo. Se vogliamo fare una mozione più consistente su queste problematiche, facciamola pure, va bene, cioè nessun problema. Vi dico solo che non è il caso però di fare uno studio approfondito, perché non c'è niente da approfondire, c'è solo da fare l'elenco della spesa, delle problematiche, anche perché questo elenco qua è sempre quello, non è che ci sono cose nuove, purtroppo. Va bene, facciamolo. Quindi, no, io non sto mica dicendo, non sto facendo un commento, sto raccontando la realtà, ecco, per cui chi ha orecchie da intendere intenda. Prego. Presidente Tucci. No, ben venga questa mozione, e come Rifondazione voteremo a favore di questa mozione per un semplice motivo: perché questo assessorato ha dimostrato ancora una volta che o gli arrivano le mozioni e gli arrivano solleciti a non finire, oppure di quello che scrivono e presentano i consiglieri non gli frega assolutamente nulla.
Lo dico perché esattamente il giorno, la seduta di consiglio, o il periodo non lo ricordo bene, ma non sbaglierei di molto a dire un anno fa, io presentai un'interrogazione proprio ed esclusivamente su quel tratto di strada dove c'è l'S lunga in Viale Suzzani, per rimuovere le strisce blu. Perché i cittadini mi avevano già segnalato questa problematica e avevo presentato proprio un'interrogazione sperando di avere delle risposte. Risposte zero. Allora, è evidente che se non si fanno questi atti, queste azioni come sta facendo adesso la Lega questa sera, al di là che poi non condivido tantissime cose di quello che fa, ma su questo punto io ritengo che sia giusto sostenerla, però credo anche che siamo di fronte a due questioni: o questa amministrazione prende, mette nel cassetto qualsiasi cosa o in parte di quello che gli arriva, oppure deve dire qual è la motivazione perché non tiene conto di quelle che sono le esigenze. Allora, io credo che aver messo delle righe blu di fronte all'entrata dell'S lunga di Viale Suzzani, io credo che anche un bambino avrebbe capito che sarebbe stata la cosa più sbagliata che stava facendo in quel momento. Non lo capisca un assessorato e un assessore non vada a verificare i danni che possa provocare un'azione di quel genere, credo che sia fuori da ogni logica di come gestire un assessorato. Dopodiché può esserci un errore, ma se viene chiesto di rimediare a quell'errore e su Viale Suzzani da Santa Monica, angolo Santa Monica, fino ad arrivare al Parco Nord, si continua a chiedere in questo consiglio di rivedere quella strada dove sono posizionate le strisce blu, io credo che i casi sono due: o non gliene frega niente di quello che i consigli di zona sollevano come problematiche all'assessore, oppure non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Ecco, io credo che purtroppo se questa mozione passa, vedrà ancora una volta, e qui purtroppo non è colpa della Lega, vedrà ancora una volta valorizzare il ruolo della Lega in questo consiglio, che ovviamente ne dice di peste e corna su tante cose che andrebbero ovviamente non condivise, ma sui temi dove noi vogliamo essere più vicini ai cittadini e rispondere alle loro esigenze, questa maggioranza rispetto a Palazzo Marino dovrebbe farsi sentire di più, perché dovremmo essere noi a risolvere i problemi e non la Lega, che poi usa strumentalmente per portare a casa il risultato. Comunque Rifondazione voterà a favore. Consigliere Pellegrini vuole... Ah, scusate. Ok. Consigliere Pellegrini, consigliere La Terza, si è iscritto dopo, preferisce che parli prima il consigliere La Terza? No, ma io ho mandato la dichiarazione di voto. Ah, ok. Prego, consigliere Pellegrini. Ah, no. Vabbè, ci sono... Per dichiarazione di voto, come Movimento 5 Stelle voteremo a favore di questa mozione, con l'augurio che vengano riprese anche le altre a cui sono state date delle domande, delle risposte, diciamo, non vorrei usare termini, diciamo, risposte veramente assurde. Grazie. Prego, consigliere Pellegrini, per concludere. Io voglio ringraziare tutti i consiglieri che hanno condiviso e condividono questo problema. È un problema sentito, grazie, votiamo a favore. Ha fatto dichiarazione. Mettiamo in votazione. Grazie.
Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 34, contrari 0, astenuti 1, approvato. Passiamo al punto successivo, mozione inerente al riposizionamento del mercato del quartiere Comasina. Non c'è il primo firmatario? È assente il consigliere Agnutelli. Non c'è il primo firmatario, viene rinviata alla prossima seduta di consiglio. Punto numero 5, approvazione delle iniziative presentate da Associazione Hauser Insieme Milano per il prosieguo dell'iniziativa denominata Università della Terza Età in zona 9, pubblica assistenza Croce Viola Milano per la realizzazione dell'iniziativa denominata Corsi alla popolazione di introduzione al primo soccorso anno 2014. La parola al Presidente della Commissione Roberto Meroni. Sì, buonasera. Questa sera leggerò le due proposte, proprio perché in commissione ne abbiamo discusso solamente lunedì e quindi i commissari hanno potuto approfondire le iniziative, però il Consiglio è bene che lo sappia. Allora, le leggo. Onorevole Consiglio, la Commissione Politiche Sociali e Salute, riunitasi il giorno 20 gennaio 2013, ha preso in esame alcune proposte di iniziative come di seguito riportato. A. Proposta di iniziativa formulata dall'Associazione Hauser Milano e Hauser Bicocca, dal titolo Università della Terza Età, sessione primaverile. L'iniziativa, che si è già svolta negli anni precedenti con ottimi risultati, si svolgerà a Milano nell'Auditorium Cagranda a partire dal mese di febbraio per terminare nel mese di giugno 2014. L'iniziativa consiste in alcuni corsi rivolti alla cittadinanza in modo gratuito che si terranno ogni martedì alle ore 15 alle 17 ed in alcune visite guidate a musei, pinacoteche, chiese e monumenti della città di Milano. Il programma dei corsi è non ve lo leggo, l'avete tutti a disposizione. La Commissione propone quindi a maggioranza di finanziare l'evento con i fondi MAP 2014 per 2.300 euro, IVA compresa, di concedere l'Auditorio Cagranda come da programma a titolo gratuito con l'obbligo per l'associazione di mantenerlo pulito secondo disponibilità da concordare con i settori di zona 9. Terzo, di concedere inoltre l'utilizzo della civica stamperia per il materiale pubblicitario secondo il budget a disposizione del settore di zona 9. La seconda iniziativa è una proposta di iniziativa formulata dalla pubblica assistenza Croce Viola Milano Onlus, riferita alla realizzazione di corsi alla popolazione di introduzione al primo soccorso per l'anno 2014. L'iniziativa, che ha lo scopo di istruire e addestrare i cittadini a comportarsi nel modo corretto nel caso si trovassero sul luogo di incidente stradale, casalingo o sul luogo di lavoro, che si svolgerà nella sede della Croce Viola in via Guerzoni 34 a Milano, prevede il seguente calendario con incontri della durata di 2 ore ciascuno, e c'è il calendario. La Commissione quindi propone a maggioranza di finanziare l'iniziativa con 250 euro IVA compresa, da imputarsi ai fondi MAP 2014, e di concedere l'utilizzo alla civica stamperia per il necessario materiale pubblicitario, sempre secondo il budget a disposizione della zona 9. E volevo chiaramente informarvi che ho un po' precorso i tempi per queste due iniziative, perché cominciano entrambe i primi di febbraio, e proprio per dare la possibilità agli stessi di approntare un'adeguata pubblicità e di dar modo alla civica stamperia di avere i tempi necessari per farlo, abbiamo un po' precorso i tempi, quindi vi ringrazio per il dibattito. Grazie Presidente Meroni. Capogruppo La Terza. Sì, per chiedere la discussione e la votazione separata dei due punti. E non so se, nel senso, prende questa. Se mi prenoto per il secondo punto. Non so se. Chiedi la trattazione. Allora, la trattazione mettiamo e la votazione in votazione per parti separate. Quindi lei fa la dichiarazione di voto per parti separate? Può anche parlare, cioè nel senso. Ok, va bene. Allora, per quanto riguarda l'iniziativa Hauser, non c'è nulla di, diciamo, da eccepire, soltanto che l'associazione ha presentato un prospetto spese e, come è solito fare, diciamo, in tutte le commissioni, facciamo un po' come si fa al mercato, no? Non che sia una cosa non buona, però in pratica sembra che qualsiasi preventivo arrivi da parte
non interessa a nessuno. E qualsiasi preventivo arriva da parte delle commissioni, noi dobbiamo comunque spuntare una voce, togliere 100 euro, toglierne 200, per cui così è stato per Hauser e così è stato anche per la Croce Viola, o meglio, è stato così per la Croce Viola all'inizio. Ora, per la Croce Viola stiamo concedendo 250 euro più l'uso della stamperia civica. Le voci erano le seguenti: 400 euro per la stampa di volantini, vado a memoria, per cui 150 euro per materiale didattico e 100 euro per materiale sanitario. Racconto la sequenza, per cui probabilmente in base al principio che esponevo prima, per cui comunque bisogna togliere una voce, il presidente Meroni ha detto: allora, se questo è il prospetto, togliamo i 100 euro del materiale perché non è, diciamo, resta a voi, e quindi praticamente offriamo 400 più 150, 550 euro, giusto? Era così il totale. L'associazione ha accettato, c'è stata l'osservazione del commissario consigliere Rossi, che ha osservato il perché non viene concessa la stamperia civica, visto che c'è disponibilità. Perfetto, tutti d'accordo, concediamo la stamperia civica. A quel punto, senza che ci fosse stata nessuna richiesta, nessun ulteriore chiarimento, il presidente Meroni ha detto: ah bene, allora, visto che questi 100 euro di materiale sanitario magari vi serve per il corso, li rimettiamo in gioco. Questa è stata la fredda sequenza. Io ovviamente ho dato un po' i numeri perché è un modo di fare che non mi sembra lineare, quindi va sempre secondo quel principio per cui qualcosa gliela dobbiamo togliere alle associazioni. Allora, o si fa un progetto, e quindi, cioè, e qui ricadiamo sempre nelle regole, perché mai riusciamo a rispettarne una. Cioè, noi ce le diamo le regole, ma le stesse regole che ci diamo non riusciamo a rispettare, e questa è la trimestralità, ed ora arriverà quella dei 45 giorni, che già ho fatto un'osservazione in commissione, però sembra che anche quella sarà labile, è stata già preannunciata così, per cui, ma diamocela una regola. Quanto presenta la commissione? 800 euro, o si finanzia tutto o niente, non stiamo lì a mercanteggiare con la commissione. Perché comunque la sequenza, mi dispiace Presidente Meroni, perché lei è molto corretto, molto attento, però in questa situazione, dal mio punto di vista, magari solo io me ne sono accorto e agli altri consiglieri, non so, non interessa o non so cosa, oppure sono io un visionario che mi sto inventando tutto, lei ha cambiato idea, ha aggiunto i 100 euro solo perché il consigliere Rossi ha chiesto e quindi lei era d'accordo nel concedere i 400 euro della stamperia civica e quindi venivano defalcati, come se comunque una certa somma minima dovesse essere data all'associazione. Sinceramente è qualcosa che proprio non trovo il termine, ma è proprio spiacevole. Grazie. Non ci sono altri interventi, presidente Meroni, e poi mettiamo in votazione per parti separate. Grazie capogruppo La Terza del suo intervento, ha spiegato bene come si sono svolte nella sequenza le varie fasi del terzo punto dell'ordine del giorno. Io ho anche dichiarato che ritengo di venire in commissione e di non di proporre punto e basta, ma di discutere in commissione tutto quello che è discutibile. Allora, visto che è stato ampiamente dibattuto quel punto, mi sono reso conto di avere sbagliato nel dichiarare quella prima cosa che lei ha menzionato, perché pensavo che utilizzassero come materiale sanitario soltanto la bambola e il lettino. Poi, durante la discussione, ho capito che potevano esserci altre cose e allora l'ho rimesso in gioco. Se questo è da considerare una pretestuosità da parte del Presidente, lo pensi pure così. Io non ritengo di aver manipolato le cifre e quanto mi riguarda. Infatti ho accettato di buon grado
l'uso della civica stamperia, ho citato tutte le osservazioni fatte sia per il primo punto che per il, cioè per il secondo che per il terzo punto, ma poi la discussione è andata in questi termini. Io penso che quando il Presidente, anche durante la commissione, durante quindi la discussione in commissione, si rende conto di avere commesso un errore, un piccolo errore, può anche correggere in commissione stessa, anche se non è sollecitato dai commissari. Quindi questo è quanto, e spero che sia chiaro per tutti. Grazie. Consigliere Perego. Sì, capogruppo, mi perdoni, mi ero dimenticato, volevo fare un piccolo accenno. Sì, noi in durante la commissione abbiamo chiesto comunque. Ecco schiacciato? No, tu non devi farmi una. Prova, vado? Posso? Allora, stavo dicendo che in commissione noi, diciamo, non ritenendo valida l'iniziativa, avevamo chiesto che potesse essere finanziata nella sua totalità, perciò condividiamo la scelta del Presidente Meloni di aumentare la spesa. La preoccupazione che avevamo sollevato era quella che, soprattutto per la prima sessione del corso, non ci fossero i tempi tecnici per utilizzare la civica stamperia e che quindi l'associazione avesse un danno dalla scelta di non più finanziare e dare loro la possibilità di fare direttamente i volantini, ma di utilizzare la civica stamperia. Perciò vogliamo rinnovare l'invito al Presidente di attivarsi per far sì che il problema non venga, e con l'associazione, con gli uffici, di essere tempestivi nel comunicare alla civica stamperia le informazioni per la realizzazione dei volantini, per non sprecare la pubblicizzazione della prima parte, della prima sessione dell'intervento. Un piccolo accenno che vorrei fare, che durante la commissione era emerso, se non sbaglio, dal consigliere Viganò, che era stata effettuata una sorta di corso di formazione privilegiato per la maggioranza da parte del direttore di settore, che aveva informato
sulle modalità di utilizzo dei fondi MAP o quant'altro, dedicando il suo prezioso tempo solo alla maggioranza, e ho chiesto al Presidente di farsi latore presso l'Ufficio di Presidenza della possibilità che, qualora avvengano momenti di formazione per tutti i corsi di formazione, vengano coinvolti comunque anche i consiglieri della minoranza. Grazie. Mettiamo il capogruppo la terza per dichiarazione di voto. Sì, per dichiarazione di voto. Allora, per quanto riguarda la prima iniziativa, voteremo favorevole. Per quanto riguarda la seconda, visto che diciamo che comunque le risposte del Presidente Meroni non sono state proprio fedeli a come è andata la discussione, ci asterremo. Capogruppo Melone? Sì, anch'io per dichiarazione di voto. Io non ho partecipato alla discussione, però facendo riferimento un attimo a quel corso di formazione che richiamava Perego, che anch'io penso sia importante che tutti i consiglieri abbiano a disposizione le informazioni necessarie per capire come funzionano i MAP e i contributi. Ritengo che due cose. Uno, che riguarda in generale l'uso della civica stamperia. L'uso della civica stamperia è un uso che non ha un costo diretto sul consiglio di zona, ma ha un costo diretto sull'intera macchina comunale. Quindi anche in questo caso l'utilizzo della civica stamperia va fatto in modo oculato. Io vedo troppo spesso che volantini vengono fatti ma poi non vengono distribuiti, non hanno l'efficacia che si vorrebbe. Forse anche quindi pensiamo in che modo usare la civica stamperia per delle cose che servono e non per quelle che non servono. Ma a parte quello, per quanto riguarda la questione della Croce Viola, non mi sembra un progetto MAP, ma diciamo si caratterizza come un contributo del consiglio di zona a un'attività che viene svolta da un'associazione che ha dei costi di un certo tipo e altri non ne ha. Allora, nel momento in cui si tratta di un fondo MAP che viene progettato dal consiglio di zona, non c'è bisogno di fare quel discorso che diceva la terza, di andare a mercanteggiare, cioè nel senso, nel momento in cui si fa un progetto e si intende sviluppare un progetto nel suo complesso, a meno che la discussione in commissione dice che alcuni aspetti del progetto non hanno senso e quindi vengono ritagliati e viene ritagliato il budget, altrimenti il budget dovrebbe rimanere quello che è preventivato dai costi che si devono sostenere per fare quell'attività. Quando si tratta di un contributo all'attività di altri, allora diciamo, la norma prevede che si può contribuire fino a un massimo dell'80% dei costi sostenuti da chi fa l'iniziativa, e quindi si può contribuire dal 10% diciamo all'80%, quindi sono cose diverse. Allora, non avendo partecipato alla discussione, non essendoci chiarezza, anch'io mi asterrò su questo punto. Grazie. Mettiamo in votazione per parti separate, mettiamo in votazione quindi la prima iniziativa. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 34, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione quindi la seconda iniziativa. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 2, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità.
Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 6, linee programmatiche per l'anno 2014 della Commissione Sport e Tempo Libero. La parola al Presidente della Commissione, Franco Tucci. Grazie. No, intanto queste linee programmatiche, per chi era in commissione, ha già avuto modo di discuterle, affrontarle, quindi no, devo dire che ovviamente queste linee programmatiche ricalcano in gran parte quello che erano le stesse del 2013, per un semplice motivo che a fronte della situazione economica che ci siamo trovati a gestire l'anno scorso, siamo riusciti a fare parecchie iniziative, ma ovviamente alcune che ormai erano classiche, quindi hanno una storicità anche nella nostra zona, non siamo riusciti a sostenerle, soprattutto i tornei di calcio, di bocce, di altre, le manifestazioni del 25 aprile, insomma, questo legato alla questione del finanziamento. Però al di là di questo, le iniziative che siamo riusciti a mettere in campo sono state come risultato diciamo buono, positivo, perché comunque la Verde Estate, il Carnevale e altre, verso la fine dell'anno dove sono arrivati i soldi, siamo riusciti ad avere un buon risultato in partecipazione e soprattutto in un percorso anche di aggregazione. Devo dire che le novità rispetto all'anno scorso, e che vorremmo, e qui ci sarà bisogno anche dell'aiuto di tutti o almeno di chi lo vorrà dare, è su un percorso più fermo e forte rispetto all'integrazione sociale nei nostri quartieri. Un percorso che è già avviato, quindi si tratta poi di capire le forme, come mettere insieme anche le varie etnie presenti nella nostra zona e non solo, ma comunque un percorso che può dare risalto da questo punto di vista, e quindi è uno dei punti su cui lavorare. Abbiamo lavorato molto e bene rispetto all'impiantistica sportiva, convenzione fatta sull'impianto sportivo della Comasina, è ancora in fase di partenza, ma comunque stanno finendo le ultime pratiche dal punto di vista tecnico, ma però pronti a partire. L'abbiamo lavorato bene su il discorso della piscina Murat, dell'area esterna alla piscina Murat, che vede un bando aperto e che si chiuderà a fine febbraio, quindi con già alcune richieste presentate da varie realtà. Abbiamo fatto una buona delibera per quanto riguarda il passaggio dell'impianto sportivo della Propatria all'Università Bicocca, e quindi anche questo, insomma, sull'impiantistica sportiva abbiamo fatto per quello che ci atteneva, insomma, e come siamo potuti muovere, un buon lavoro. C'è ancora molto da fare, penso alla piscina Scarioni, che è ancora nelle condizioni dell'anno scorso, quindi la tribuna da rifare, la vasca di 10 metri da mettere a posto, insomma, tutta una serie di questioni. È partito, o almeno sta partendo, il cantiere di ristrutturazione del primo pezzo del palazzetto Iseo, quello non interessato all'incendio, per cui già nei mesi prossimi potremmo avviare una parte di inaugurazione per quanto riguarda il palazzetto e le parti esterne, e quindi lì stiamo lavorando per la costruzione di un evento su un giorno o più giorni,
dove svolgere delle attività ovviamente contro l'illegalità, la mafia e tutto il resto. È ovvio che la Commissione continuerà a svolgere e a sostenere le iniziative che ha sempre sostenuto nell'ambito sportivo, del tempo libero, nelle manifestazioni del 25 aprile e quant'altro. È auspicabile ovviamente un lavoro collegiale anche con l'assessorato e anche lavoreremo, visto che anche la Parchi e Giardini adesso è all'interno dell'assessorato sport e benessere, lavoreremo ancora più in sinergia con la Commissione Ambiente, avvieremo, se riusciremo, un lavoro con l'ospedale per quanto riguarda le attività sportive per disabili, diversamente abili, che sono presenti all'interno dell'ospedale. Ovviamente ci sarà anche qui da costruire tutto un percorso da zero in merito alle attività sportive per i diversamente abili. Io speravo che nel 2014 il regolamento scuole aperte potesse trovare il suo punto d'arrivo e quindi poi la sua applicazione. Da notizie che ho, pare che la cosa sia ferma e si dovrà ripartire da zero e quindi rischiamo di rimandare ancora di un po' l'attuazione del regolamento scuole aperte, e questo ovviamente non è positivo, perché noi avremmo voluto aprire il più possibile gli spazi all'interno delle scuole, ma se così sarà è un problema per quelli che erano i nostri obiettivi. Abbiamo intenzione di riprendere con l'organizzazione, poi vediamo come, nelle forme degli stati generali dello sport, o comunque convocare dei momenti di confronto sullo sport e non solo. Dovremmo lavorare dalle prossime settimane, insomma, con chi vorrà dare una mano per la Verde Estate, ovviamente, perché la Verde Estate è un risultato positivo anche nel 2013, ma come tutte le cose possono essere migliorate, per cui un lavoro per migliorarla, io sono aperto, con alcuni consiglieri che hanno già dato la loro disponibilità, poi quando si arriverà a chiudere, diciamo tra virgolette, per capirci, un gruppo di consiglieri che vogliono dare una mano, inizieremo a lavorarci. Ovviamente questo determina anche la questione economica, dei quanti fondi avremo a disposizione e se non ci troveremo a gestire il bilancio come è stato nel 2013. Questo è l'auspicio maggiore. Quindi diciamo che, restando l'impianto di sempre, ci sono alcune novità e alcuni passaggi di lavoro fatto dalla Commissione positiva. Voglio comunicare anche che dovrebbe arrivarci la delega per la gestione sulle convenzioni e controlli sul rispetto delle convenzioni per quanto riguarda gli impianti sportivi comunali territoriali, quindi non è inserita dentro, faccio l'esempio, la piscina Scarioni o la Propatria, perché sono di carattere cittadino, però su tutto il resto dovrebbe arrivarci nei mesi prossimi adesso non so come sarà il passaggio, se ci chiederanno, faranno, manderanno, insomma, però ci stiamo avviando ad avere un pezzo di delega che noi abbiamo sempre chiesto, e forse questo troverà una sua conclusione. Per ora mi fermo qua. Grazie Presidente Tucci. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione, consigliere Presidente Tucci, siamo in fase di votazione. Sì, ma era per sollecitarlo a tacere, grazie. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 24, contrari 9, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità.
Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo, approvazione delle linee programmatiche per l'anno 2014 della Commissione Commercio e Attività Produttive. La parola al Presidente della Commissione Commercio, Andrea Quattrociocchi. Allora, le do per lette, ma vorrei spiegare due o tre cose. La prima è che queste linee programmatiche rispecchiano un po' il percorso fatto in questi anni, danno continuità, probabilmente con più forza sulla questione dell'alimentazione. Io credo che sia molto importante collegarci anche alla questione delle di Expo e quindi sulla questione dell'alimentazione, che sarà questione centrale tra il 2014 e il 2015. Credo che oltre a questo poi ci sono tutta una serie, è una commissione molto complessa, abbiamo lavorato tantissimo in questi mesi, questi anni, che riguarda tutta una serie di trasformazioni che abbiamo affrontato assieme in modo collegiale in commissione commercio e attività produttive, dal regolamento, faccio solamente degli esempi, dai nuovi regolamenti che riguardano la COSAP alle feste di via, sulle quali aspettiamo. Sì, Presidente Quattrociocchi, mi dispiace doverla interrompere, però cioè diamoci un attimino una regolata, perché consigliere Tagliabue, per cortesia. No. Rispetto appunto a tutta una serie di nuovi regolamenti che sono in itinere, spero che arrivino a buon fine. Faccio l'esempio per ultimo la questione del regolamento, nuovo regolamento delle feste di via e di quartiere, che non è ancora passato al Consiglio Comunale, ma in questi sei mesi è stato più volte discusso e spero che nel 2014 vada a regime. E come la questione in generale diciamo delle novità inserite all'interno di questa commissione per eventi che riguardano il biologico, l'ecosolidale e quindi sul consumo consapevole, che è molto, molto vicino a tutta una serie di istanze che stanno emergendo in questa città in particolare. Ricordo che questa è una delle città campioni per quanto riguarda i gruppi di acquisto l'ecosolidale in generale. Ci sono centinaia di gruppi di acquisto su Milano che stanno sviluppando di fatto un'economia parallela, più vicina ai consumatori, più vicina a una produzione diciamo così consapevole. Altra questione importante è la questione dei mercati, e la finisco qua, sui mercati coperti e scoperti. I mercati coperti, dopo avremo l'approvazione di fatto, se saremo tutti d'accordo, sul nuovo regolamento per un rilancio dei mercati comunali coperti. Noi abbiamo affrontato in questi anni e negli ultimi mesi in modo molto tra virgolette consapevole e concertato anche il discorso del mercato, dei mercati all'aperto, in particolare quello dell'Agosta. Abbiamo fatto numerosi sopralluoghi, numerose relazioni, spero che queste relazioni e le eventuali commissioni che si potranno consolidare all'interno del consiglio di zona sono finalizzate secondo me sulla questione appunto di risolvere tutta una serie di problematiche all'interno dei mercati scoperti. L'Agosta spero vada a regime entro quest'estate, il nuovo riposizionamento che è stato concertato, e quindi da questo punto di vista spero che vada a soluzione la questione appunto del mercato L'Agosta. Per finire anche il mercato della Comasina, faccio l'altro esempio, che anche questo è una delle questioni molto sulle quali noi abbiamo affrontato più volte sopralluoghi e quant'altro. L'obiettivo della commissione è accompagnare a scelte concertate tra consumatori, cittadini, abitanti dei quartieri, ma anche rispetto alle esigenze degli esercenti stessi. Quindi diciamo che è un pacchetto di 3-4 pagine che insomma spero che riusciremo a lavorare insieme. Mettiamo in votazione.
chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 24, contrari 3, astenuti 5, approvato. Il punto numero 8 è stato stralciato, passiamo al punto numero 9. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0, approvato. Il punto 8, dicevo, è stralciato. Linee programmatiche per l'anno 2014 della Commissione Case Popolari De Magno. La parola al Presidente della Commissione Fregoni. Grazie Presidente. Ma le do per lette, le abbiamo affrontate nella scorsa commissione e quindi le do per lette e chiedo la votazione, grazie. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Per cortesia, siamo. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 23, contrari 7, astenuti 4, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0. La seduta è temporaneamente sospesa per inagibilità. Passiamo. Sì, perché non c'è più caos. Quindi passiamo al punto numero 10, concessione di patrocinio gratuito all'associazione Confabitare. Ha presentato il programma del corso? Vicepresidente Cribbio, se si prepara la discussione del punto successivo, punto numero 10, è il vicepresidente delle case popolari, giusto? Concessione di patrocinio gratuito all'associazione Confabitare,
per la realizzazione dell'evento denominato Corsi Gratuiti 2014, riforma del condominio, condominio, lavori in corso. Beh, onorevole consiglio, la Commissione Case Popolari De Magno si è riunita in data 15 gennaio 2014 ed ha esaminato la documentazione pervenuta, però c'è troppo casino. È inagibile ancora la sala, fuori la presidente, non c'è. C'è il vicepresidente, quindi non c'è problema, si può discutere. La presidente è fuori e quindi la parola viene data al vicepresidente come sempre. Prego, vicepresidente, proceda pure. La documentazione è pervenuta dall'Associazione di Proprietari Immobiliari Confabitare, approvata a maggioranza di concedere patrocinio gratuito e l'utilizzo gratuito dell'auditorium Cagranda e di un'altra struttura disponibile in carico alla zona 9 per due eventi organizzati dalla stessa. Trattasi di corsi gratuiti rivolti a tutti i cittadini, siano essi proprietari o inquilini, sul tema della nuova riforma del condominio, legge 11/12/2012, numero 220, prego, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, con l'obiettivo di fornire a proprietari ed inquilini validi strumenti di comprensione e valutazione della riforma per una corretta gestione dell'immobile. L'evento persegue finalità sociali e pubbliche. Si chiede inoltre che il Consiglio di Zona 9 provveda alla divulgazione presso i suoi canali ed indirizzari a promuovere l'evento. Voglia pertanto, codesto onorevole consiglio, approvare l'iniziativa sopra descritta. Grazie. Grazie, se non ci sono interventi mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione del punto numero 10. Chiudiamo la votazione. Presenti 29, favorevoli 29, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 11, approvazione delle linee programmatiche per l'anno 2014 della Commissione Territorio. La parola al Presidente della Commissione Territorio, Luca Simi. Allora, per quello che riguarda la Commissione, per quello che riguarda la Commissione Territorio, ricordo che le linee guida sono state trattate in alcune commissioni, ne abbiamo già fatte tre se non sbaglio di commissioni. Ricordo anche che la Commissione Territorio ovviamente non è che ha particolari diciamo così, compiti, novità eccetera, di fatto si occupa di problematiche che ci sono e che restano. Tengo a precisare che comunque anche se non sono magari ben specificate tematiche, queste verranno comunque discusse qualora ce ne fosse la necessità, così come per problemi che dovessero sorgere, ovviamente. Non è un programma di lavoro, ma è semplicemente un escursus delle problematiche. L'unica questione su cui vorrei soffermarmi è l'ultimo punto che abbiamo introdotto quest'anno, che è la mobilità pedonale. Ve lo leggo e poi finiamo qua. Si inizierà ad affrontare il tema della sicurezza del pedone quale fruitore privilegiato della città, introducendo maggiore attenzione alla sicurezza stradale nei quartieri, con particolare riferimento all'introduzione di zone 30, alle strade scolastiche, alla pedonalità protetta e infine alla problematica dell'abbattimento delle barriere architettoniche lungo la viabilità pubblica. Pertanto, analogamente alla promozione del piano della mobilità sostenibile licenziato lo scorso anno, si propone di sviluppare per l'anno 2014 un piano della mobilità pedonale. Ecco, se vogliamo un po'
è questa l'obiettivo che la Commissione si dà per quest'anno come tema emergente. Ovviamente ci occuperemo di tutto quello che succederà o sarà necessario discutere durante l'anno. Grazie. Grazie Presidente Simi. Capogruppo Perego. Sì, grazie Presidente. No, intervengo solo su una piccola parte, un piccolo punto che però mi sta sempre a cuore, che ho ribadito più volte nelle commissioni che hanno trattato le linee programmatiche, che hanno trovato un'inspettata condivisione all'interno della commissione, ovvero quello che se noi veramente vogliamo riuscire a realizzare dei percorsi pedonali sicuri, delle zone 30 all'ora, delle zone di pedonalità protetta, dobbiamo evitare il più possibile il traffico di scorrimento all'interno dei nostri quartieri. E se non realizziamo della nuova viabilità, soprattutto nei quartieri di Niguarda e di Affori, questo non sarà mai realizzabile. Ribadisco, lei ha detto che per difficoltà politiche non potrà mai parlare nelle linee programmatiche neanche di piccoli spezzoni di progetto che possano fare un qualche riferimento alla Gronda Nord. Però se lei questi riferimenti non li vuole fare e non vuole trattare questi argomenti, la possibilità di deviare il traffico da Piazza Belloveso, deviare il traffico da Via Zanoli, le sue zone 30 all'ora, le sue belle isole pedonali, la pedonalità sicura, non potranno mai essere realizzate. Grazie. Se non ci sono altri interventi, la parola al Presidente della Commissione Simi. Sì, grazie. Adesso non stiamo qua chiaramente a fare un dibattito a due, ovviamente, però una piccola puntualizzazione, perché ho detto delle cose abbastanza simili a quelle che lei ha descritto, ma non proprio le stesse. Io ho fatto un riferimento di questo tipo. Allora, stiamo parlando della strada interquartieri nord, interperiferica. Questo era l'oggetto della puntualizzazione del consigliere Perego. Devo dire che in commissione ho ribadito il fatto che nel nostro programma politico di coalizione con il quale abbiamo vinto le elezioni abbiamo messo in chiaro che quella strada non sa da fare, fino a prova contraria, nelle linee programmatiche di tutti i 5 anni non ci sarà quella strada come obiettivo, ovviamente. Questo è l'opposizione ce lo deve consentire da questo punto di questo quello che volevo dire. Ma la questione invece che ho risposto anche in commissione, rispondo anche qua, che se ci sono dei problemi di mobilità, come sappiamo che ci sono, ad esempio faccio quello di Affori di esempio perché mi è più semplice da spiegare, c'è un problema di collegamento tra la via Pedroni e la via Pellegrino Rossi, nulla ci vieta in una logica di quartiere di andare a sviluppare una proposta di mobilità alternativa a quella attuale, chiaramente liberando quindi del traffico di attraversamento dalla zona storica di Affori. Ma questo non è un intervento, come si dice, sinergico con un sistema di viabilità a larga scala, anche perché nelle nostre linee guida e soprattutto nel programma abbiamo individuato questa risposta nella tangenzialina nord, per cui le questioni sono chiaramente distinte e le vorrei mantenere distinte. Dopodiché è evidente che la filosofia di queste linee programmatiche non necessariamente coincide con quella del consigliere Perego e del suo gruppo politico, ma questo è nelle corde del lavoro di questo consiglio, ci può anche stare. Poi su alcuni temi operativi possiamo essere d'accordo e lo siamo stati, lo saremo, su altri meno, cioè fa parte delle regole del gioco. Grazie. Consigliere Tagliabue. Velocissimo, non volevo intervenire ma mi hai stuzzicato. Nella commissione di lunedì, mi sembra, a un certo momento sembrava che, giustamente come hai detto tu, come ha detto lei, il programma politico prevede non più la realizzazione della strada interquartiere nord.
e pertanto quella non ne parliamo e non ne voglio parlare. Pur tuttavia ci sono delle esigenze di collegamento in base alle quali le soluzioni più ottimali sarebbero di fatto quelle di, per pezzettini, ricalcare quella che era la proposta della strada interquartiere nord, tenendo presente che quella proposta lì non è che nasce ai tempi dell'allora assessore Lupi, oggi ministro, ma nasce dal 53, dal piano regolatore del 53, quindi siamo, che anzi la sinistra interpretò e sviluppò a suo tempo come addirittura autostrada, no? Poi divenne con il progetto di Litz, paesaggista, architetto tedesco, una squadra che o Laz, grazie. Litz era il pianista, divenne invece un progetto di sviluppo di quartiere più che di attraversamento nel senso lato del termine. Tuttavia non voglio aggiungere nient'altro, ma di fatto qualche pezzettino mi sembra di capire almeno quello che è stato realizzato, ha incontrato i favori degli abitanti, delle persone, mi riferisco a quella a Niguarda, e altri magari potranno venire fuori. Grazie, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 23, contrari 8, astenuti 2. Approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo al punto successivo. Parere relativo al permesso di costruire inerente la trasformazione di un deposito senza permanenza di persone in ufficio ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 2012 in Viale Suzzani 18. La parola al Presidente della Commissione, Simi. Allora, la Commissione Territorio, a seguito della riunione, qui c'è un piccolo errore di ortografia, tenutasi in data 20 gennaio, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere positivo in merito al permesso di costruire inerente la trasformazione di un deposito senza permanenza di persone in ufficio, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 2012, in Viale Suzzani 18. Trattasi di un intervento di trasformazione di un locale ad uso deposito posto in copertura al piano sesto di un immobile per uso ufficio mediante l'utilizzo della legge regionale 4/2012, il cosiddetto piano casa. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo al punto successivo. Punto numero 13. Approvazione del calendario delle feste di via e di quartiere della zona 9 per l'anno 2014. La parola al Presidente della Commissione Commercio, Andrea Quattrociocchi. Tranquillo.
No, abbiamo fatto da novembre quattro commissioni istruttorie, abbiamo avuto una ventina, 20, 22 proposte quest'anno, tutte in riferimento ovviamente al vecchio, chiamiamolo vecchio, al regolamento vigente che esiste da almeno 15 anni. Ho detto prima, in occasione della presentazione delle linee programmatiche, che da un anno tutte le zone hanno lavorato in sinergia con la presidenza della Commissione Commercio a Palazzo Marino per rinnovare e ridefinire il nuovo regolamento delle feste di via di quartiere, nella speranza appunto che si concretizzi questo chiamiamolo progetto. Noi abbiamo analizzato appunto con le vecchie regole e di fatto questa è la proposta che è uscita, è emersa all'interno delle varie commissioni. Abbiamo 8 feste di via di quartiere, entro fine gennaio dobbiamo portarle a regime come tutte le altre zone di Milano, non possono essere oltre 8 le feste di via di quartiere, poi tutta una serie di eventi e quant'altro. Comunque questa commissione ha sempre incentivato iniziative, progetti anche che esulano dalle classiche feste di via di quartiere. Ho fatto parecchi esempi, non so, dalla festa della zucca a Bruzzano, ma tantissime altre iniziative commerciali, ma che abbiano anche dei contenuti all'interno. Capogruppo Perego. Sì, diciamo che la scelta poi delle feste di via diventa in realtà poi quasi obbligata, andiamo sempre a ripetere quello che è il calendario ogni anno. Quest'anno c'è soltanto la variante di Dergano e Imbriani che si svolgono lo stesso anno e non alternativamente, perché non c'è stata la richiesta da parte di Bruzzano. Ho visto che è già stata spostata definitivamente ad ottobre anche la festa nel quartiere Comasina, ne deduco quindi che partiranno forse i lavori per la riqualificazione della piazza. Avete avuto informazioni che partiranno i lavori finalmente, quindi rende impossibile la sua esecuzione nel mese di maggio. E questo accentua una cosa che ho notato, ovvero che tutte le feste che abbiamo scelto si svolgono dopo l'estate. A parte quella di Viale Affori ad aprile, abbiamo concentrato tutto tra settembre, ottobre e novembre. Non mi sembra una calendarizzazione eccessivamente spostata verso la fine dell'anno. Non vorrei che questo magari poi ci portasse anche ad avere, oltretutto alla eccessiva concentrazione, poi magari quest'anno riuscirete ad approvare il bilancio in tempi più decorosi, però magari ritrovarci oltretutto avendo accorpate verso la fine dell'anno, avere neanche risorse per poterle sostenere. Grazie. Se non ci sono altri interventi, presidente Quattrociotti. Allora, noi abbiamo analizzato insieme questo tipo di proposte che diciamo sono molto a cascata sull'autunno, cioè da settembre in poi. Credo che alcuni eventi, cioè il 5 ottobre per esempio, è stato inserito su segnalazione del comitato di quartiere Comasina, perché c'è stato un incontro con gli assessori che hanno garantito la partenza dei lavori, quindi è stata un po' una sinergia tra assessorato e le varie commissioni, la presidente Buccioni, quindi da questo punto di vista abbiamo lavorato in quella direzione. Poi in ogni caso, per ogni festa di via, come abbiamo sempre fatto, analizzeremo la proposta in modo diciamo singolare, nel senso che poi su aprile, facciamo un esempio, la festa di Affori, e un mese prima della festa di Affori presenteranno il progetto in modo articolato. Su quello verificheremo, sia sui fondi che non sui fondi, sulla cosa che quant'altro, come commissione, se accettare o no tutta una serie di proposte. Non ci sono. Ecco, tra l'altro, volevo aggiungere, per quanto riguarda i banchi, il numero dei banchi sicuramente è un appunto che era stato fatto in commissione dal punto di vista della regolarità e quant'altro. È chiaro che noi chiederemo una sicuramente
maggiore centralità della polizia rispetto della polizia della non area quant'altro rispetto al numero dei banchi presenti all'interno delle feste di via di quartiere, che vale sia per il vecchio che per il nuovo regolamento e per tutta una serie di altre iniziative, per fare in modo che questo tipo di eventi siano i più legali e regolari possibili. Quindi questa è un'accentuazione che comunque segnaleremo alla vigilanza urbana e alla non area. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo al punto successivo. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo al punto numero 14, parere inerente al regolamento per la disciplina dei mercati comunali coperti. La parola sempre al Presidente della Commissione Commercio, Andrea Quattrociocchi. Sì, abbiamo fatto tutta una serie di verifiche e sopralluoghi in queste settimane presso i mercati comunali coperti. Sicuramente la grossa problema, c'è una nuova proposta da parte dell'amministrazione centrale che riguarda appunto un nuovo regolamento all'interno dei mercati comunali coperti. Noi ne abbiamo due, uno in Piazzale d'Agosto, l'altro in via Moncalieri, in zona Prato Centenaro. Sicuramente c'è bisogno di un rilancio di queste strutture economiche molto importanti, perché, e quindi passa un po' da questo nuovo regolamento che tende a incentivare non solamente il commercio ma anche tutta una serie di attività che si possono svolgere all'interno dei mercati comunali coperti stessi.